24 dicembre 2023, nono giorno della novena di Natale. Quale gioia quando mi dissero: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Betlemme, città del Dio Altissimo, da te uscirà il Signore d'Israele. Le sue origini sono dal principio dei giorni più lontani. Egli sarà grande su tutta la terra, e la sua venuta porterà tra noi la pace. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Dalle omelie di Papa Francesco. La gioia del Natale è una gioia speciale, ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia che sempre accompagna il cristiano. Anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, questa gioia diventa pace. A Natale, Dio ci dona tutto se stesso, donando il suo Figlio, l'unico, che è tutta la sua gioia. La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza. Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace. E Cristo bussa ai nostri cuori per donarci la pace dell'anima. Apriamo le porte a Cristo. Dove nasce Dio, nasce la speranza. Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c'è più posto per l'odio e per la guerra. Che lo Spirito Santo illumini oggi i nostri cuori, perché possiamo riconoscere nel bambino Gesù, nato a Betlemme dalla Vergine Maria, la salvezza donata da Dio ad ognuno di noi, ad ogni uomo e a tutti i popoli della terra. Thank you.
Dal Salmo 121. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio Padre buono, che hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore nel silenzioso farsi carne del Verbo nel grembo di Maria, donaci di accoglierlo con fede nell'ascolto obbediente della tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Già che ti fece amor, povero.